Buongiorno a tutti. Allora, oggi mi sono svegliata e mi devo ancora mettere gli orecchini, quindi lo faccio. Mi sono svegliata e ho detto: perché non far vedere alle mie ragazze come faccio a truccarmi tutti i giorni, tutte le mattine? Qual è secondo me il trucco base per tutti i giorni? So che ho già fatto un trucco passepartout, ma non era proprio tutti i giorni, era molto dorato, molto elegante, sofisticato. Quindi magari ho pensato, l'orecchino non collabora, magari ho pensato facciamo questo tutorial per far vedere come mi trucco tutti i giorni. E di recente ho fatto un trucco che secondo me è una figata, me lo faccio praticamente tutti i giorni, in effetti, e vi faccio vedere come è fatto. Adesso finisco di fare la faiga. Ecco qua. Ah, volevo far vedere due cose. Questo braccialetto, che secondo me è una figata, vedete? È una striscia di cuoio con degli strass. L'ho preso da Colors and Beauty e l'ho pagato abbastanza. E poi, l'altro giorno, mentre studiavo analisi per l'esame, mi è arrivata una cosa stupenda. Cioè, ha suonato il postino e... I miei pennelli Sigma non li ho ancora usati, quindi siatene onorati perché... Ho aspettato di fare un video per usarli. Infatti mi piange il cuore, non so se voglio usarli. Comunque, questa è la borsetta, potete immaginare di che colore è il contenuto. E devo dire che adoro anche com'è rifinita la custodia. È fantastica. Poi si apre. Sono rosa. Questo è un piccolo omaggio che mi hanno mandato. E vabbè, iniziamo a usarli. Io mi sento male. Cioè, no, non voglio usarli, sono troppo belli. Li voglio tenere nuovi per sempre. No, sarebbe ragionevole. Andiamo avanti, usiamoli. Ah, io credo che prenderò il Duo Fiber per ottenere un effetto più... Cioè, a me piace da morire, la cosa che mi piace di più di questi pennelli, a parte la morbidezza, delle setole, la rifinitura degli oggetti che sono fantastici, è la forma del manico. Cioè, mi piace da morire, perché non so, è diversa da quelle che avevo io prima, i miei prima si stringevano in fondo, invece così è bellissima, è comodissima. Sì, vabbè, deliri sui pennelli Sigma. E oltretutto io questo set l'ho pagato pochissimo perché... erano gli ultimi in produzione così rosa, non ce ne sono più adesso, c'è un rosa corallo che non mi piace niente. Però il contenitore forse è più bello perché è una specie di tubo che si apre a metà e quindi fa anche da contenitore per pennelli. Io ho preferito questo invece che 129 dollari. L'ho pagato, cioè tipo 6 mesi fa quando volevo prenderlo costava sui 130. Quando l'ho preso adesso costava 79. Pagato una cacchiata. Ok, iniziamo. E iniziamo, spero di riuscire a stare più zitta possibile, anche se stamattina ho voglia di parlare. E andiamo. Stendiamo il primer per il viso della Elf. Ora con il fondotinta Sephora me lo metto qui. Non ce la faccio, mi piace troppo questo pennello. No, stavo pensando che forse invece del Duo Fiber è meglio quello da fondotinta, perché non lo so ancora usare, prima di farlo in un tutorial devo assolutamente farlo da sola. Ok, prendiamo il mio foundation brush, è il numero
F60. Iniziamo. Ok, ora metto il mio trottolino amoroso da parte perché lo devo pulire. Via il fondotinta e via il primer. Ok, io adesso inizierei a fare un goccino di contouring, come mi piace la parola contouring. E uso il mio Large Angle Brush e la mia Terra della Essence Bronzing Compact Powder Matte, che consiglio a tutti, costa poco ed è totalmente matte, fantastica. Iniziamo, vediamo come funziona. Ok, ora mi do un po' di fondotinta e un po' di correttore magari sulle occhiaie. Ok, ora prendo il lip plump della Benefit e ho già rimosso tutto il burro cacao. Cercate di testare se avete le labbra asciutte, perché altrimenti questo prodotto fa una specie di pasta orribile. Bene, ora iniziamo dando la base. Ok, ora prendiamo un pennello da sfumature a pianta tonda. È il Tapered Blending Brush E40 della Sigma e la mia palettina Too Faced. E useremo solo due colori, ossia questo e questo. Questo colore sembra una ciofeca, ma vi assicuro, adesso vedete che bell'effetto che viene. Allora, prendiamo appunto il colore ciofeca, che si chiama Velvet Revolver. Andiamo a fare questa bella ombra. Vedete che differenza c'è già tra quest'occhio e quest'occhio. Questo se, risalta già molto di più anche solo così. Ok, bene, mettiamo via il blending brush che ci servirà dopo e prendiamo l'eye shading che sarebbe le 55 e prendiamo l'ombretto Even che
che è questo crema matte, totalmente matte, colori matte oggi. Ok, ora con le 40 diamo una sfumata verso l'angolo interno dell'occhio e ad amalgamare il colore Velvet Revolver. Bene, adesso che abbiamo finito di dare i colori chiari, io prendo la mia matita sopracciglia delle Lena Urbisten e mi ripasso le sopracciglia. Ok, ora prendo la mia matita marrone della Essence Long Lasting e è quasi finita. La do sotto. Bene, ora prendo il mio eyeliner Essence. È un eyeliner marrone metallizzato. Ok, ora è il momento del mascara. Uso il Long Eye Mascara della Kiko. Qui gli occhi sono finiti. Ora do il rossetto, il numero 96 della Kiko. Ok, e ora sarà il momento di un po' di blush. Io do con il pennellone grande. Sarebbe il Lash Powder, non credo che sia quello per dare il blush, però al momento non ho tempo. Do il numero 3 della Debbie Peach. Ok. Bene, il look è finito. Ditemi un po', vi avevo detto una bugia? È una figata. Cioè, a me piace da morire perché quest'ombra sopra l'occhio veramente dà quella profondità allo sguardo che il resto del trucco non può dare. Questa sottilissima linea d'eyeliner contorna l'occhio e intensifica lo sguardo. E poi ovviamente le labbra nude perché è una cosa per tutti i giorni. Bisogna essere naturali. Mi chiamano, devo andare a mangiare. Un bacio grande a tutti, ciao!